Dopo 2 anni di emergenza Covid, allarmano i dati che vedono il contagio in risalita nella provincia di Chieti e in città. Ma non è questa l'unica criticità da affrontare. Purtroppo constatiamo che davanti a 2 anni di emergenza sanitaria come quella della pandemia Covid e soprattutto a una situazione sanitaria globale nella città di Chieti, che è quella della mancanza dell'attivazione delle UCCP per l'assistenza territoriale e la medicina generale, oppure dell'ospedale clinicizzato Colle dell'Ara, che sta subendo delle regressioni sotto l'aspetto scientifico, culturale, di valenza a livello regionale notevole. Sono argomenti che sarebbero potuti essere affrontati sicuramente in Commissione di Sanità, ma anche nel Consiglio Comunale. Quali sono le criticità che vengono messe più in luce? Ma se vogliamo parlare delle liste d'attesa non ne finiamo più. E la primaria è fondamentale. Se non arriviamo a fare una diagnosi, perché le liste d'attesa sono lunghe, le patologie croniche evolutive o comunque anche le patologie acute, quando le facciamo affiorare? Quindi c'è una mancanza di assistenza sul cittadino. Abbiamo un ospedale che potrebbe essere invidiato da tutta Italia, ma è fermo totalmente e non ci si può trincerare dietro il discorso Covid, perché qui manca proprio il personale, i concorsi ospedalieri, ma perché non vengono istituiti? Noi medicina generale, quando richiediamo un esame, non sappiamo a chi rivolgersi. È chiaro che dopo prolifera il privato e si entra nel discorso privato-pubblico. Altro problema da risolvere della sanità a Chieti rimane la PET-TAC, che consente l'indagine diagnostica di alto livello per definire l'evoluzione tumorale delle metastasi. Al momento per fare una PET-TAC bisogna approfittare del furgone con il macchinario all'interno che viene a Chieti 2 volte a settimana. Se noi dirottiamo all'estero, quindi c'è una andiamo fuori regione o fuori provincia, è chiaro che perdiamo un indotto che avrebbe potuto comunque arricchire la nostra città. Consideriamo tutto l'indotto della famiglia, chi viene, permanenza a Chieti, quindi c'è anche un movimento economico che viene meno. Ma al di là di questo, come medico mi tiene a precisare che perdere tempo non è possibile per questi pazienti. La PET-TAC abbiamo la possibilità di intanto insediarla, perché se parliamo con i responsabili della medicina nucleare ci dicono che c'è anche fisicamente il locale dove allocare la PET-TAC. Si sta aspettando il discorso futuro del PNRR, che consentirebbe di costruire una nuova palazzina su cui dedicare la PET-TAC. Ma al momento, se viviamo di promesse, credo che rimaniamo ancora fermi nel tempo.